perché non sei a me. Allora, stiamo parlando, più importante della Pinacoteca Vaticana. Sta parlando del Melosso de Forlì e queste sono delle sue opere che stavano proprio nel abside di una delle chiese più importanti realizzate e costruite per il Papa Sisto IV. Però, signori miei, alla fine ci troviamo una opera straordinaria. A chi te vede praticamente da dove sono realizzate, da dove sono estratte queste frammenti di muro fatti in che? Al fresco. E qua guardiamo gli angeli musicanti dei santi e tutto quanto che praticamente ce l'avranno una tecnica diversa. Guardate qua, questo è molto importante, guardate la posizione dal basso verso l'alto. È stato lui il primo, Melosso de Forlì, a fare questa tecnica con questa prospettiva dal basso verso l'alto. Guardate qua, questo è una cosa impressionante. Se guardiamo i quadri che stanno accanto a noi, ancora hanno la tecnica antica, il frontale, tre quarti, il profilo. Non c'è sta un'evoluzione, invece questo qua c'è la prospettiva, fatto intenzionale, essendo per un abside di questa chiesa fondamentale, no? Santi Apostoli a Roma, Basilica dei Santi Apostoli a Roma, anche qua se vede tranquillamente i frammenti, no? All'interno, che furono recuperati, perché questo si è perso, questo viene distrutto completamente. Questo è stato, l'ha fatto Sisto IV, e realmente l'apoteosi di Cristo, no? Al posto un'opera fondamentale, un'opera stranissima, particolare, che dipinse Melosso de Forlì. Che ce l'abbiamo qua? Rintelato. Tre persone, rintelato, cioè, questo era fresco al muro, maestro Raul. Rintelato con la tecnica nuova, incluso adesso si può arrivare pure alla sanguigna, che diciamo che è il bossetto, il bossetto che sta sotto di questa struttura, si possono arrivare adesso con le tecnologie nuove, si possono staccare dal muro, se al bossetto, se all'ultimo estratto di questo della pittura, del pittore, in questo caso è la tela. Questo sormontato muro sul tela. Perché prima stava dove questa opera? Allora, quest'opera stava nella biblioteca, ecco. Nella biblioteca che ha inaugurato Sisto IV. Non solamente ce l'ha avuto la fortuna, non solamente ci ha regalato l'onore di costruire la Cappella Sistina per il mondo intero, sino che Sisto IV fa due cose in più importanti. Fa la prima biblioteca pubblica di Roma ed Europa e fa il primo museo pubblico nel 1475. Okay. E lui dona, che sarebbe il Campidoglio, sarebbe adesso il Campidoglio, le collezioni di Sisto se la regala. Per esempio, Sisto ha dato due cose importanti, la lupa capitolina, gli ha dato il Brutus de Bronze del IV secolo avanti Cristo, ci sta dentro del Campidoglio perché lui l'ha donato come museo pubblico. Quindi il primo museo pubblico d'Europa è stato nel 1475. Allora lui voleva che tutte le cose antiche la gente potevano apprezzare, potevano vedere con il proprio occhi queste cose. Allora, questa opera in particolare ha tre personaggi fondamentali. Prima di tutto, seduto sul trono, è una delle pochissime immagini di Sisto IV che ce l'abbiamo. E vedete che la tecnica è chiarissima, è di profilo, cioè come una moneta. Accanto a Sisto, di fronte a Sisto vestito del rosso, c'è sta il cardinale Giuliano della Rovere, che sarà il futuro Papa Giulio II. È inginocchiato davanti al Papa perché non è della stessa famiglia. C'è sta un personaggio che è riconosciuto internazionalmente come il Platina, questo signore col dito Itica, che sotto
il Papa è stato l'artefice dell'inaugurazione di questa prima biblioteca pubblica, direttore, il primo bibliotecario, il Platina, che le dicevano il Platina se aveva i capelli come me, se aveva i capelli così. Vuol dire che l'opera, prima di tutto, si vede un'evoluzione della prospettiva. Guardate l'ambientazione dell'opera, è tutta prospettica. Non è a caso che la colonna è stata messa al centro, perché non serve la colonna lì. Se tu guardi bene, la costruzione non serve la colonna. La colonna la fanno in porfido verde per fare un stacco col rosso del mantello di Giulio II, che sarà il futuro Papa. Uh-huh. Secondo me è un inizio, siccome la colonna è stato sempre un simbolo di firmezza, di potenza, di stabilità, il pittore la mette lì. A mio parere personale, sì, bravo. Là in fondo, quel fondo verde, per staccare il rosso, che sono contratti massimi, mette la colonna nel futuro Papa.